amici, io sono Rimanzovino, accanto a me c'è Flavio Boltro. È un grandissimo onore per noi esibirci in occasione della Festa della Musica che si celebra in tutto il mondo. Il nostro sarà un concerto davvero esclusivo, una prima assoluta, perché è la prima volta in assoluto che io e Flavio ci esibiamo insieme, unendo la mia musica, i brani musicali che ho scritto in tutti questi anni e la grandezza del talento, del lirismo di Flavio. Io ho incontrato Flavio musicalmente recentemente perché ho voluto lui come interprete alla tromba delle musiche che ho composto per la colonna sonora del film dedicato a Frida Kahlo, Frida Viva la Vida. E aggiungo che la musica di Remo non ha confini, razze, colore, limiti di paese, perché grazie alla musica che ha scritto per, come accennava Remo, per il film Frida, su Frida Kahlo, ci ha fatto incontrare e da qui è nata una collaborazione che sta continuando e siamo qui insieme per questo grande concerto live in studio. Grazie. Vogliamo ringraziare New Age Production che nell'ambito del progetto Suoni Italiani ha realizzato questo evento in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di AIFA. E chiaramente, come noi ci emozioniamo moltissimo nel suonare questa musica, auspichiamo e speriamo che le stesse nostre emozioni possiate vivere voi nell'ascoltare il nostro concerto.
Ho sempre cercato nella musica che ho scritto e che scrivo di creare dei ponti, di abbattere i confini e di unire le culture. Infatti i primi due brani che abbiamo suonato, Nocturne in Tokyo e Natural Mind, sono un ideale ponte che parte da Tokyo e arriva fino all'Africa, cercando cioè di unire la cultura orientale alla cultura dei ritmi e degli spazi della musica africana. Il pezzo che ora vi suoniamo è il tema di una colonna sonora importante che ho scritto per un film dedicato al grande pittore francese Claude Monet. Questo pezzo è idealmente ambientato nel giardino di Giverny, dove Claude Monet si era creato un vero e proprio set vegetale nello stagno, mettendo questi fiori acquatici, le ninfee. E però per Monet le ninfee avevano un valore simbolico molto ulteriore rispetto a quello dei fiori, perché in qualche modo le ninfee di Monet erano come le ninfe, e infatti il brano si chiama Avec ma nymphe. Thank you.
fantastico questo tema. Come vi ha già presentato Remo, Avec ma Nymph, un brano fantastico, con tre quarti, un'atmosfera un po' parigina, mi dà l'impressione di farmi una bella passeggiata tra i vicoletti parigini, una melodia fantastica, molto emozionante. E approfitto per presentarvi un altro brano che ho amato molto suonare, un brano che Remo ha scritto parecchi anni fa, dal titolo Cammino nella notte. È un brano, secondo me, fantastico, perché si avverte da parte di Remo, essendo un italiano vero, con una grande cultura europea, quindi si sente il feeling della grande esperienza di europea come stile, ma con un colore che si avverte suonandolo l'oltreoceano, nel senso un colore jazz. E suonando questo brano, avendo avuto l'opportunità di suonare spesso in America, potrei dire un italiano a New York che suona jazz, ma ricordando la vera melodia che abbiamo qui in Italia, quindi un grande brano di un grande spessore, quindi è un onore. Thank you.
Questa è una suite di due brani di grande spessore, molto importanti, diremo, per il film sulla vita di Frida Kahlo. Thank you.
La grandezza della figura di Frida Kahlo è qualcosa che mi ha profondamente colpito, che ha colpito la mia immaginazione, perché la grandezza di Frida è una grandezza che va molto oltre la sua grandezza di artista. Il più grande insegnamento che la storia di Frida Kahlo ci dà è quello di riuscire a trasformare il dolore in qualcosa che abbia a che fare con l'energia della vita e con l'attaccamento alla vita. E in qualche modo il tempo, il ritmo che io scelsi nello scrivere questa musica che abbiamo appena suonato per Frida Kahlo, Io te sielo, in qualche modo ha a che fare con la danza. Il brano che ora vi suoniamo si chiama Musica per due, perché in qualche modo quando l'ho scritto mi sono proprio immaginato due persone sconosciute, che non si conoscono, che si vedono per la prima volta dentro un locale, si lanciano uno sguardo e finiscono per passare la serata insieme.
Sì, questo è un pezzo molto divertente che mi ha divertito molto quando l'ho scritto, ma devo dire che suonarlo insieme a Flavio mi dà un grandissimo divertimento, una grande gioia. Ora suoniamo invece un brano molto importante nel mio percorso di scrittura. E il brano si chiama I'm Not Leaving, Non Vado Via, e lo scrissi per un film documentario molto importante dedicato alla vita del più grande di tutti, the greatest, Cassius Clay, Muhammad Ali. Questo tema che ora vi suoniamo lo scrissi proprio per la scena del funerale di Muhammad Ali, quando tutte le limousine seguivano il feretro del grande campione. Io penso che il più grande insegnamento di Muhammad Ali sia stato quello di utilizzare la sua grandezza di sportivo per tirare i pugni più forti, non sul ring, ma fuori dal ring, contro ogni forma di razzismo e di discriminazione. Questo pezzo è il mio tributo, il nostro tributo a Muhammad Ali. Thank you.
Grazie Remo. Grande. Grazie a tutti, siamo stati felicissimi di suonare questa musica per voi. We are very happy and we will play this music very soon for you live, very very soon. Thank you very much. Bye bye. Grazie.